Cari telespettatori, rieccoci insieme come ogni venerdì a fare un approfondimento che riguarda le questioni sociali, soprattutto pensionati e pensionate, con lo SPI CGIL regionale del Veneto. E quindi qui con noi, immancabile, per fortuna, Rita Turati, grazie di essere qui con Grazie a noi, voi, segretaria buongiorno. generale regionale SPI CGIL Veneto, e anche Gino Ferraresso, che è responsabile del Buongiorno. Dipartimento Contrattazione Sociale dello SPI CGIL. Buongiorno. Ritorneremo anche questa settimana, ma in modo diverso, più approfondito, a parlare dell'importanza, della valenza della contrattazione sociale, un termine che a molti suona strano, abbiamo capito, ce l'avete anche scritto, ma l'abbiamo spiegato anche bene la volta scorsa, e vedremo quando, determinante per ottenere che cosa e cosa si sta facendo nell'ambito del sindacato per migliorare certe situazioni, perché se nulla si fa, tutto resta invariato, può se no peggiorare come sempre. E allora, Rita Turati, facciamo un po' il punto della situazione allo stato attuale. Ecco, allora allo stato attuale faccio una premessa di carattere generale su come si sta muovendo, diciamo così, i rapporti con le istituzioni e la politica a livello nazionale, perché mi sembra importante. Allora, la prima cosa, come molti sanno probabilmente, la CGIL è in pista, in campo in questi mesi sul tema del referendum per l'abolizione, diciamo così, dei voucher e per riportare, diciamo, regolarità, trasparenza e responsabilità sociale, come si dice, le imprese in caso di appalti. Insomma, per fare in modo che quando ci sono appalti o subappalti, le imprese che assumono quel lavoro si assumano la responsabilità della qualità del lavoro e non invece che si continui a rimandare ad un appalto al massimo ribasso a scapito dei lavoratori. Assolutamente. Quindi sono due referendum fondamentali che sono a supporto di una proposta di legge che la CGIL ha fatto di iniziativa popolare sulla nuova carta dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, che ha il senso appunto di ridare dignità al lavoro, di ricomporre tutte le forme di lavoro e quindi non solo tutelare quelle, diciamo così, tradizionali, ma aprirsi anche alle nuove forme di precarietà purtroppo che ci sono, e provare a porre degli argini, come per esempio sui voucher, al sfrenato ricorso al lavoro poverissimo, sottopagato, senza contribuzione, eccetera. E su questo punto, siccome siamo ancora in attesa, perché la validità del referendum c'è, la Corte Sì, l'ha Costituzionale ha dato mandato. l'ok, siamo ancora in attesa di una data per fare il referendum, e voi capite bene che questo è un problema enorme, Di non perché poco sì, conto. appunto, non si tiene conto che per fare una campagna referendaria, per informare le persone, non solo bisogna avere il merito, ma anche sapere quando si va a votare, no? Perché è fondamentale avere la maggioranza più uno dei cittadini aventi diritto al voto che vadano. Quindi stiamo parlando di 26 milioni di cittadini che dovrebbero recarsi al voto per sostenere questi due referendum, e però siamo in assenza di data. Questo noi lo troviamo politicamente assolutamente scorretto. Per fare in modo che la politica reagisca a questa cosa, noi sappiamo che in commissione lavoro alla Camera, per esempio, un fatto importante è che finalmente la nostra proposta di legge è stata presentata e si è incardinata, come si dice in termini tecnici, cioè è stata messa in elenco ed è per essere affrontata e discussa, e questo è un fatto importante, e che addirittura ci sono delle forze politiche che stanno lavorando, compreso il governo che proprio in questi ultimissimi giorni ha presentato un'ipotesi di riforma perché ha paura di questo referendum, lo vuole evitare, e sta tentando di sminuirlo, avanzando una proposta di legge che intervenga a modificare profondamente quella parte del Job Act che prevede i voucher Perché liberalizzati come li secondo abbiamo. voi ha paura di questo E ha paura referendum? perché con quello che è successo con il referendum del 4 di dicembre, i referendum in questa fase, visto che non si va a votare, non ci sono altre possibilità, no, Smuovono. di esprimere il proprio disagio, il proprio parere, le persone hanno votato in un certo modo, no? Hanno votato contro Renzi, contro una proposta di modifica della Costituzione sostenuta dal governo, e quindi evidentemente hanno paura che ci sia
uno strascico di questo, non lo so, invento, immagino, che ci sia uno strascico di questa rabbia, di questo malcontento che si è espresso con quel risultato e quindi stanno tentando di svuotare di contenuto. Che è avvilente però, che è assolutamente avvilente, perché il tema del lavoro è un tema prioritario per tutto il Paese e per quei giovani che in maggioranza oltretutto sono andati a votare il 4 di dicembre. Io chiedo una cosa perché c'era arrivata un po' una mail da parte di un telespettatore, penso anziano, pensionato, che diceva che lui riusciva ad arrotondare in modo legale e legittimo la pensione, peraltro molto bassa, con i voucher. Sì, ma guarda, allora, e diceva, se tolgono i voucher, che cosa posso fare visto che... No, noi siamo per l'abolizione dei voucher così come sono scritti nella decreti attuativi del Job Act, di questa famosa riforma che il governo precedente ha fatto destrutturando completamente il lavoro, ok? Quella roba lì non ci piace, ma noi siamo perché il lavoro occasionale venga ridefinito, perché esiste, no? Esiste soprattutto, e vogliamo che venga riportato, perché c'era una proposta di legge ancora dell'inizio degli anni 2000 addirittura, stiamo parlando del 2003-2004, non mi ricordo esattamente, in cui appunto era previsto per alcuni tipi di lavoro, lavori che erano legati al lavoro di cura, per esempio, no? Alle sostituzioni, certo, sì, per bisogni familiari, legati ai pensionati, perché non c'era più il tema della contribuzione o degli studenti. Noi abbiamo nella nostra proposta di legge di iniziativa popolare questo tema del lavoro occasionale, è previsto e abbiamo proposto una regolamentazione, non è che la vogliamo. Sì, certo. Sì. Quindi siamo ben coscienti che serve anche, diciamo così, a certi tipi di attività, però non così liberalizzato con un abuso pazzesco come c'è stato in questi anni. Noi vogliamo abolire la regolamentazione attuale prevista nel Job Act, ma vogliamo proporre in alternativa qualcosa di diverso. Quindi, siccome non ci stanno dando la data per il referendum, il rischio è che non abbiamo più neanche il tempo per fare campagna elettorale, come si dice, noi abbiamo deciso di indire una manifestazione a Roma per l'8 aprile in Piazza del Popolo il pomeriggio, e stiamo già organizzando i pullman come CGIL più complessivamente e come sindacato dei pensionati in particolare. Siamo dentro questo percorso appunto per riempire, fare un po' di pressione, fare un po' insomma di pressing insomma, perché... in questo senso. E questo è il primo punto. La seconda cosa su cui siamo impegnati a livello nazionale e che verrà ripresa anche in questa manifestazione dell'8 aprile, perché tutto si tiene, non ci sono diritti sia di carattere sociale, legati al lavoro o costituzionali che siano slegati con altri. Tutto si tiene, e vorrei sottolineare, visto che siamo appunto qui anche a nome per conto dello SPI regionale, che si è aperta la seconda fase di discussione sulla previdenza. Come abbiamo detto in tante altre occasioni qui in questa televisione, in questo programma, abbiamo fatto l'accordo il 28 di settembre, che ha avuto, diciamo, una sua prima applicazione con la legge di bilancio, perché i 2 miliardi che erano previsti per l'applicazione di quell'accordo sono stati inseriti nella legge di bilancio. Dentro a quella prima parte di accordo ci sono delle cose che verranno applicate in forma automatica, per esempio l'innalzamento della no tax area per i pensionati, che è automatica, certo, perché è prevista sì. L'aumento per tutti a prescindere dall'età fino a 8.125 euro annui, e questo avverrà. È previsto per luglio in automatico, previa circolare IMSS, ma insomma è automatica, l'innalzamento della 14ª per tutti coloro che arrivano fino ai 1.000 euro pensione al mese, e questo è in automatico. Ma poi ci sono dei pezzi che attengono soprattutto a chi
sta andando in pensione con l'APE agevolata, con quegli strumenti che sono stati individuati, sia l'APE volontaria che l'APE agevolata, ma non solo, anche per il pezzo dei lavori gravosi che sono previsti per definire la platea di questi lavori e di come fare poi per andare effettivamente in pensione, per essere riconosciuti, cioè tipo quali sono i lavori gravosi. Adesso faccio usuranti, un unico esempio, no, sono due cose diverse. Sui lavori usuranti già è in via di definizione, perché lì era scritto bene, insomma bisognava solo sburocratizzare il percorso. Questi sono gravosi. Quindi allora attenzione, perché qui si è sfondato un principio importante, che non tutti i lavori sono uguali. Ci sono dei lavori che sono particolarmente gravosi, no? E che per i quali è previsto una flessibilità in uscita, un'anticipata rispetto ad altri. Il lavoro di cura, facciamo questo esempio così ci capiamo, il lavoro di cura può essere declinato in tanti modi. Chi lo fa? Lo fanno le OSS, le assistenti sociosanitarie, lo fanno gli infermieri, tutti coloro che appunto assistono malati, persone con handicap, eccetera, eccetera. Allora, il punto è, definiamo il lavoro a prescindere da dove uno lo fa o lo definiamo per settori? Non è ininfluente, perché se io dico che fare l'infermiere è un lavoro gravoso e non posso farlo fino a 67 anni, questa cosa mi viene riconosciuta sia che io lavori in una casa di riposo piuttosto che in un ospedale o in un istituto privato. E quindi è quello il punto, è la tipologia di lavoro che pesa su di me e sui miei anni futuri di vita. E si sta declinando questo, ma servono dei decreti legge, per cui si è già avviato e questo, insomma, speriamo, e noi faremo pressione, certo, appunto perché venga definita. Quindi anche una categoria proprio, diciamo, di lavori gravosi, definibili gravosi. Cioè non riferita ai contratti di lavoro a cui si riferisce, ma al tipo di lavoro, tipo di lavoro che uno fa. La mansione, sostanzialmente. Se tu fai appunto l'infermiere, per tornare all'esempio, a prescindere da se hai un contratto della sanità privata o pubblica, certo, o hai un contratto delle cooperative. Tu hai il diritto, questa è la cosa che stiamo sostenendo noi, il governo è disponibile, stanno facendo l'elenco e bisogna fare i decreti. Questo percorso è avviato, poi ci sarà la seconda fase che riguarderà noi e la rivalutazione delle pensioni, no? Come ritornare a dare potere d'acquisto alle pensioni, riguarderà i giovani, ovviamente, perché è l'altro punto decisivo, e sui quali noi abbiamo detto dobbiamo aprire un'avvertenza vera, cioè non si è conclusa con il 28 di settembre. Noi vogliamo proseguire, questo è l'impegno, e vogliamo incalzare il governo. E l'idea di questa proposta di, tra virgolette, pensione sociale, supporto sociale, come dopo viene definito, che è stata avanzata in questi giorni dal governo, eccetera, non siamo d'accordo, cioè non siamo proprio d'accordo, assolutamente no. Per i giovani? In particolare no, ci vuole un riconoscimento, cioè se un giovane fa un'attività precaria, allora ci deve essere un, diciamo così, un reddito di, non di cittadinanza, ma insomma magari avessimo i soldi per poterlo fare, per tutti a prescindere dal fatto che io non sia in attività lavorativa e magari temporaneamente non collocato al lavoro o in pensione, ok? Io devo garantire la sopravvivenza a tutti. Se fossi un governo serio, come succede in altre parti del mondo, questo dovrei fare. Però noi siamo per distinguere la pensione di garanzia per i giovani dalla pensione minima, ok? Oppure dal reddito di cittadinanza. Perché vogliamo dare riconoscimento a tutte le tipologie di lavoro, è come per la quattordicesima. Perché eravamo così arrabbiati con la proposta che faceva Boeri?
che lui diceva aboliamola e leghiamola al reddito. No, io voglio riconoscere la quattordicesima a tutte quelle persone che hanno lavorato, voglio dare lavoro, scusa, riconoscimento ai contributi che io ho versato e voglio mantenere in piedi un sistema solidaristico come il nostro sistema pensionistico, perché se io incomincio a dire che lo riconosco a tutti a prescindere dagli anni di contribuzione, allora uno può dire ma perché devo versare i contributi all'INPS? Mi faccio una previdenza integrativa. E torniamo ai tempi in cui lo Stato non garantiva un sistema di tutele, che fosse previdenziale o sanitario. Noi ce lo siamo conquistati, siamo diventati importanti, sì, anche come Europa, certo, o Italia, no, per questa ragione. L'aspetto che era emerso per capire era che, sempre in ritardo poi le cose, dopo la fantastica riforma Fornero, il capolavoro, cioè, sì, che è una cosa incredibile, si sono resi conto che magari poteva andar bene fatta in un altro periodo storico, perché per carità, non è. In quel contesto storico-economico è stata disastrosa perché si è allacciata a un periodo in cui il lavoro è diventato veramente precario, perché le aziende hanno chiuso, perché non ci sono stati più posti, non ci sono più posti di lavoro, eccetera. Quindi c'è tutta una categoria di giovani che lavora a spizzico e bocconi, a parte i voucher, ma comunque lavorano un mese, sei mesi, un anno, stop, quattro mesi a casa, cinque mesi, non possono versare contributi perché tornano a casa dei genitori oppure sopravvivono e così via. E quindi c'è impossibilità, si sono resi conto finalmente che sarà impossibile che abbiano anche i minimi proprio per poter andare in pensione, cioè, e da, oltre al fatto che ci sono adesso 55enni, 60enni eccetera che non riescono a ritrovare un lavoro. E noi riceviamo purtroppo molte mail da parte di queste persone che chiedono uno straccio di lavoro per poter arrivare alla pensione. Allora cosa succede? Che un domani, tra N anni, cioè, sarà una cosa impensabile, sarà una caterva di, sì, gente, no, no, che veramente, guarda, non so neanche dove andrà a stare, sotto, sono i ponti, cioè, dove dire che questa comunità saranno ricchi a confronto, guarda, secondo me, non, cioè, questo è il paradosso. Non ci siamo capite forse, poi dedicheremo una puntata appena magari avremo, sì, in mano, cosa, su queste cose dedicheremo una puntata. Sì, perché c'è molto, ci dal punto di vista delle persone. Sono molto... Ma forse non ci siamo capite, io non mi sono spiegata bene, nel senso che io vorrei, noi vorremmo come sindacato che lo Stato, come succede negli altri paesi europei, perché mm-hmm, questo succede, Germania, Francia, ma dappertutto, non parliamo solo del nord, che lo Stato riconoscesse il fatto che purtroppo la i lavori atipici e precari sono il segno, no, di un periodo anche storico. Io non so se modificherà e quanto modificherà in prospettiva. Allora, tra un momento di lavoro e l'altro di non lavoro, bisogna che lo Stato intervenga con il riconoscimento, okay, di periodi figurativi. Adesso la provo, certo, a sì, spiegarla, sì, 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 no? Ma questo vuol dire che io ti riconosco, faccio un intervento di protezione sociale, riconosco il fatto che tu per periodi limitati non lavori e io intervengo, okay, a proteggerti, ok? Chiaro, perché chiaro, tu chiaro, paghi le tasse, tu insieme agli altri, e in termini solidaristici faccio un intervento di questo tipo. Io quindi copro quel pezzo lì e poi tu ti fai anche con quello che stai maturando la tua pensione vera e propria. Quindi c'è il pezzo di solidarietà e di intervento di tutela dello Stato a cui si aggancia la dignità del lavoratore che in quel momento magari è in una situazione di difficoltà. Non so se, certo, se sì, mi sì, spiego. Sì, no, sì, questo sì, è il, sì, principio. Sì. Dal punto di vista tecnico, ecco, noi vogliamo aprire un confronto con il governo appunto su questa cosa e definirla anche nel dettaglio. La decideremo, insomma, la spiegheremo anche ai telespettatori in un'altra occasione, perché sennò ci mangiamo tutto il tempo su questo. Ma è su queste cose che è aperto il confronto, perché se io definisco che ti do una pensione di solidarietà e basta, no, cioè, chiaro, questi giovani dicono, beh, allora io faccio il lavoro nero, no? Perché tanto le 500 euro al mese, per dire, no, la sociale ce l'ho, non so se mi spiego, e quindi salta il sistema nazionale. Allora, sì, io direi andiamo in pubblicità, sì, certo, rapidissimi, poi ritorniamo così finiamo un po' questo, sì, discorso e poi ci agganciamo subito con Gino Ferraresso. Tra poco pubblicità.